La prima cosa che tu devi fare, tu, fautore di questa riforma, devi fare è garantire il contrappeso, cioè garantire la centrale del Parlamento. Se invece, come nella logica della riforma costituzionale, vuoi assicurare, come dire, una stabilità dei governi, smantellando i tuoi contrappesi, beh, insomma, alcuni signori, quelli che vi ho citato, per esempio, il buonsenso vuol dire che stai facendo un peggioramento grave. E questa mi sembra una buona ragione per non accogliere questa riforma costituzionale, perché non è un'innovazione, è un peggioramento. Se vogliamo migliorare, se vogliamo innovare, allora forse, no, io non vi sto vendendo chiacchiere, spero di non vendervi chiacchiere, quindi non vi sto a dire come condividerebbe qualunque politico, ah, votate no perché dopo il giorno dopo il no vivremo nel migliore dei mondi possibili. No, non è vero. Se dovesse fallire questa cosa ci troveremo in questa situazione brutta, avremmo evitato il peggio. Dopodiché, certo, o dopo il giorno dopo, un'ipotetica auspicabile dal mio punto di vista, vittoria del no al referendum, dovessero prevalere appunto i no, beh, ci troveremo ad un nuovo inizio, dovremmo cominciare lì veramente a riflettere di come cambiare le cose e magari per dare una risposta non peggiorativa ma migliorativa ai problemi che io non sto affatto negando, anzi, di cui mi sto preoccupando.